Volevo fare lo stesso tempo che avevo fatto l'anno scorso, 22.4, e così è stato. Tra l'altro nuotando bene, però con numerosi errori, tipo gli ultimi metri, soprattutto l'arrivo, sono arrivato corto invece di allungarmi, e quindi ci sarebbe stato anche un altro margine di miglioramento oggi, se facevo un 100 perfetto al 100%. Quindi sono molto soddisfatto perché nel giro di qualche giorno da Monte Carlo a qui sono riuscito a migliorare di oltre mezzo secondo da quello che avevo registrato appunto a Monaco. E sono molto fiducioso anche per il 100.